Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi voglio proporvi una ricetta assaggiata dopo tantissimo tempo a casa dei miei, quando sono stata qualche settimana fa a Milano. I peperoni in agrodolce, una ricetta buonissima, la versione però di mia mamma Teresa. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono veramente pochissimi. I peperoni, ho scelto due peperoni rossi medi, ci servirà dello zucchero di canna, olio extravergine di oliva buono e aceto bianco, oppure io ho scelto questa volta l'aceto bianco agrodolce per dare una nota ancora più pungente ai nostri peperoni. Io non vedo l'ora di incominciare, vi assicuro, sono buonissimi. Quando mia mamma me li ha fatti, quando sono tornata a casa, è stato assaggiare veramente vecchi sapori che avevo quasi dimenticato. Sono contenta di riproporli qua in Cucina con Agnese e allora mettiamoci subito a cucinare. In questa casseruola piccola ho aggiunto 3 cucchiai di olio abbondanti extravergine d'oliva, mi raccomando quello buono. E a temperatura andiamo ad aggiungere i peperoni. Come vedete non ho aggiunto né aglio né cipolla, anche se mia mamma mi ha suggerito a piacere dell'aglio tagliato finissimo, perché io voglio dargli proprio la nota principale dell'agrodolce e dell'aceto, e questo è il sapore che voglio sentire predominante nella ricetta. Lasciamo cuocere per una decina di minuti i nostri peperoni, mescolando spesso per non farli bruciare, e praticamente poi dovremo aggiungere solamente gli altri due ingredienti e il gioco è fatto. Non serve neanche aggiungere sale, vi dico. A dopo! Non resta che aggiungere lo zucchero generosamente tutto attorno e sempre col fuoco bello vivo l'aceto. Diamo un'ultima generosa mescolata, lasciamo ridurre almeno di metà il succo presente all'interno. Mi raccomando, il segreto è che i peperoni devono comunque rimanere belli sodi. E poi siamo pronti a servirli a tavola. Eccoci qui, in 10-15 minuti siamo pronti per andare a tavola. Qui c'è un profumino che non vi so dire. Accompagnate i peperoni in agrodolce con una bistecca, una fettina di pollo, con degli affettati, insomma, come più piace a voi. Non perdetevi tutte le altre ricette con protagonisti i peperoni sul canale YouTube di Cucina con Agnese e sul sito di cucinaconagnese.it. Sul canale YouTube basta inserire Cucina con Agnese peperoni, sul sito di cucinaconagnese.it sulla lente di ingrandimento basta inserire peperoni e vi verranno fuori tutte le ricette protagoniste. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, io vado a mangiare che ho una fame allucinante. E ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.